Il collettivo dei Serafini. Molti regni contano su di voi. Di Galaxy Girl, 19 maggio 2024. Vedo cieli nuvolosi in ogni direzione e quando ingrandisco e li guardo più da vicino, sono pieni non di nebbia, ma di ali che battono con occhi infiniti di ogni forma, dimensione, colore e specie. Le ali emettono un ronzio e un fruscio e i miei capelli si scompigliano. È una brezza. Tutti gli occhi che guardavano altrove si concentrano nella mia direzione. Saluti, amati umani della Terra. Vi salutiamo ora con ali d'amore. Siamo il collettivo dei Serafini. Santo, 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 santo è il collettivo cristico che sta facendo nascere la nuova terra. La purezza sta arrivando in questo regno sotto forma di molte mani e cuori aperti. Il forum degli operatori di luce, che sebbene infangati dalla fatica, sono pieni di luce dall'interno. È il momento del grande svelamento, del grande risveglio, della grande rivelazione. Rivelare, svelare ciò che era nascosto e ciò che sta accadendo e ciò che accadrà. C'è molto altro che verrà rivelato e sarà sentito come molto personale. Voi siete il granello di senape. Siete colui che muove le montagne perché ne siete i creatori. Avete creato molti mondi, molte specie. Molti regni si sono affidati ai vostri servizi e continueranno ad affidarsi a voi mentre assistete regno dopo regno. Attualmente state assistendo il regno terrestre ed è un luogo oscuro, impegnativo, ma con molta luce. È il regno della dualità, del bipolarismo, della disfunzione e della funzione. Il cuore è stato perso dal regno e sta ritornando per equilibrare la mente maschile. Il cuore femminile batte più forte per bilanciare il maschile ferito, ma in realtà entrambi sono stati feriti da se stessi e dall'altro. Dualità. Questa riflessione interiore si riflette sull'acqua, proprio come le correnti d'acqua quando scorrono sulle rocce. I modelli riflessi vengono cambiati e alterati dal terreno sottostante. Vedrete più chiaramente i sorrisi cattivi e non saranno piacevoli per voi. Ciò che è mascherato sarà smascherato. Non lo diciamo in riferimento alla vostra pandemia che si è verificata diversi anni fa, per opera di persone nefaste, di coloro che desiderano mutilare e controllare. Ma lo diciamo perché le vostre figure di spicco stanno per crollare. Lo vedrete e lo saprete, e molti si sveglieranno. Chiedo loro perché mi appaiono così, con tanti occhi diversi e tante ali. È così che vediamo l'uno, il tutto. Le varie prospettive del tutto si completano con una messa a fuoco unificata e insieme possiamo vedere attraverso ogni lente e punto di vista di diversa prospettiva. Ci commuove vedere i vostri occhi umani. Ci sono milioni di varianti dell'iride umana, così come ci sono infiniti occhi nel multiverso. Desideriamo che vediate la vostra unicità, il vostro punto di vista come molto prezioso e apprezzato. Siamo il collettivo dei Serafini. Vediamo la grande biforcazione arrivare al culmine. Il nuovo diventa il futuro e il vecchio diventa ciò che è stato dimenticato.
Il vecchio sarà a lungo dimenticato, come un sogno nebbioso. Ricorderete le vostre vite umane, le vostre prove e tribolazioni quando ci proverete, ma vi sembrerà un sogno accaduto a qualcun altro. Sarete talmente guariti da queste energie in arrivo che vi eleverete al di sopra. Il vostro campo non sarà più in grado di contenere il dolore, ma solo le lezioni, solo ciò che vi ha migliorato. E non è un pensiero delizioso, amati umani della Terra, che la vostra traiettoria sia molto luminosa? Stiamo mostrando a questa una luce bianca, bianca, che sembra accecante per lei, ma è l'intensità necessaria per rimuovere altri strati della matrice, per risvegliare i dormienti. Per immergervi più a fondo nella luce bisogna assumerne di più. Ma è a questo che state tornando, alla memoria di chi siete, come luce. Vi vediamo con gli occhi infiniti dell'amore, della riflessione. Abbiamo assistito al momento della nascita della vostra anima con il canto della creazione e vi assistiamo ora, così come abbiamo osservato e offerto prospettive fin dall'inizio dei vostri primi soggiorni, che sono stati molti. Ne avete avuti molti, molti. Alcuni di voi ne hanno avuti migliaia e molti di voi desiderano non tornare in questo regno una volta completata questa trasformazione. Tuttavia, vi ricordiamo con amore e delicatezza che sarete testimoni e sperimenterete la trasformazione di un intero mondo, sia interiore che esteriore. Vi trasformerete sempre di più in ciò che già siete, ovvero luce. Voi siete luce, siete un frattale del tutto che è amore e luce e potere e forza infiniti. L'infinito potere dell'universo è l'amore e noi desideriamo ricordarvi amorevolmente che questo è ciò che siete, ciò che eravate e ciò che siete sempre stati e sempre sarete. Questo è semplicemente il regno della nebbia e dell'ombra, il regno dell'oblio e del ricordo. La luce che sta arrivando sta spazzando via la nebbia e l'oblio, creando ampie opportunità per purificare e chiarire, per ricordare e ripristinare i vostri ricordi nella vostra vita umana, per attingere ai poteri dei doni che avete dentro di voi e utilizzarli più pienamente. Diciamo più pienamente perché questo sarà un processo piuttosto graduale per non sconvolgere i vostri sistemi organici. Il corpo fatica a stare al passo con alcuni di voi. Noterete che, per voi, cibi e bevande hanno un sapore diverso e vi sfidiamo ad ascoltare il vostro mondo interiore con grande attenzione, come fareste con un bambino piccolo, mentre osservate il vostro mondo esterno con osservazione, con luce, con grande speranza. Osservate dal punto di luce in cui tutto è già luce e la vista cambia. È un po' come alzare la luminosità di un vecchio televisore dove c'era una manopola per i colori e la luminosità. Alcuni di voi se lo ricordano. Sì, è proprio così. Quando la frequenza è giusta e allineata, l'immagine passa da sfocata a chiara. State entrando in quella fase di chiarezza. Vi vediamo con gli occhi dell'amore e della tenera cura, con grande chiarezza, e vi vediamo come gli angeli umani nella forma che siete. Vi onoriamo, vi vediamo, tutti voi, e vediamo tutte le parti di voi che non volete che nessuno veda. Ciò che vi procura vergogna e senso di colpa deve essere eliminato. Rilasciatelo. È semplicemente una parte del vostro viaggio. Non ha più potere su di voi, a meno che non glielo diate voi.
Non è ora di lasciare andare quel dolore. Non è ora di vedere il valore della lezione dietro le parole, dietro l'esperienza. Non siete mai soli. La terra è un regno di conoscenza in azione, acquisita attraverso la devozione esperienziale al sentiero. Rimanete sul sentiero. Il sentiero si sta restringendo rapidamente e la luce sta crescendo rapidamente. Questa non canalizzava da un po' ed era esitante a ricominciare, ma ha trovato ancora più facile rimuovere gli strati rimanenti su di lei. Sto vedendo la carta velina bianca che era avvolta intorno alla mia testa che viene strappata via. Anche per molti di voi i blocchi non ci sono più. Scoprirete che i doni, che sono innati in voi, arriveranno più rapidamente e facilmente. Il nostro dono per voi oggi è il dono della chiarezza. Vi inviamo il nostro amore infinito e la nostra prospettiva. Sarà necessaria molta prospettiva mentre la Terra cambia frequenza dimensionale, perché ciò che pensavate di conoscere non lo sapevate e ciò che pensavate fosse solido non lo è più. Il castello di carte sta crollando, ma solo perché possa essere ricostruito. È tempo, semistellari, di creare e costruire una struttura più forte all'interno delle vostre matrici mentali, in modo che le abitudini del dubbio su voi stessi e della mancanza non si attacchino più a voi. È tempo che diventiate padroni del vostro universo interiore, affinché questo si rifletta al meglio nella vostra nuova casa. Invitate la luce a entrare in voi. Invitate il DNA a ripararsi. Vi trasmettiamo il nostro amore infinito e battiamo le nostre ali nella vostra direzione, dando alle vostre stesse ali l'aria per alzarsi. Non vi diamo la forza perché non ne avete bisogno. Vediamo che siete abbastanza forti e più che capaci per i compiti a portata di mano e per quelli futuri. Siamo il collettivo dei Serafini. Traduzione e voce Marina.